Se è nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove si, ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, quella per riprenderci lo spazio pubblico. È una battaglia che abbiamo lanciato da Caffè News ed è partita due anni fa da Napoli. Sta continuando questo settembre da San e stiamo andando avanti con il nostro progetto di campagna, siamo tornati con una puntata speciale che non vuole aprire la nuova edizione ma vuole continuare con una vecchia, abbiamo ricevuto tantissime email, io e Tommaso, che ci dicevano da dove siete finiti, perché non tornate, vero Tommaso? Siamo stati sommersi da email, abbiamo detto dobbiamo assolutamente fare una puntata speciale perché... Abbiamo trovato una persona che ha vissuto un momento molto importante direttamente da Chicago e volevamo assolutamente parlare con lei. Il programma, se non lo conoscete, è molto semplice: usiamo Skype e chiamiamo persone che stanno facendo cose concrete per riprendersi lo spazio pubblico e che diciamo, sono testimoni concreti di un cambiamento e della voglia di fare le cose e di cambiarle. Eh, per qualsiasi cosa ci scri potete scrivere, è da.cafenews.it e noi facciamo quattro chiacchiere con questi ospiti. Tommaso, siamo io e Tommaso, io sono Martina, Tommaso facciamo un po' di domande, dai Tommaso in, in, introducici questo, questo ospite. Esatto, ospite speciale di oggi abbiamo con noi Ellie Schlein, eh, se non sbaglio in diretta dalla, in questo momento dalla Svizzera, appena tornata sì. dagli Stati Uniti. Eh, sì. Si definisce aspirante eh, documentarista, aspirante avvocato, ma direi che quello che voleva fare, ovvero seguire la campagna di Obama, eh, non è stato più un'aspirazione ma è diventata realtà. Eh, mh, per chi è interessato, appunto, ha scritto questo blog Una settimana con Obama. Ed è quello direi da cui partiamo. Se ci racconti in dieci minuti questa settimana con Obama, questa settimana un po con stata. Obama. Si salve a tutti, buongiorno alla panchina e buongiorno sia a Tommaso che a Martina. Eh, dunque, io sì, sono partita, devo dire, l'ho fatto già nel 2008 questa esperienza, ho sentito il bisogno di andare a, a vedere la situazione con mano. Io sono una cittadina. Italo americana, quindi ho diritto di voto negli Stati Uniti. La prima volta avevo votato per Kerry, sapete tutti com'è andata. E eh, pochi giorni prima delle, della prima elezione di Obama ho sentito il bisogno di essere un po' più partecipe, cioè di non vivere la serata elettorale sul divano, anzi la nottata, perché mi sentivo troppo distante. Ho sentito il bisogno di prendere e andare. E cercare a modo mio di dare una mano, di dare un piccolo contributo. Ed è stata già allora un'esperienza straordinaria. Ho pensato a lungo se tornare o meno questa, questa volta, ma poi mi sono resa conto che la posta in gioco era forse ancora più alta della prima volta, vista la situazione eh, che stiamo vivendo non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Credo che sia un'elezione che attira l'attenzione di tutti. Ho moltissimi amici in Italia che hanno seguito eh, con ardore il blog. Questa cosa mi ha fatto. Molto piacere. Il blog è nato in modo del tutto spontaneo nel 2008, eh, forse proprio perché ho sentito questo questa necessità non solo mia come cittadina americana ma di tanti amici da qui di seguire un po' più da vicino quella battaglia e, e di riseguirla anche questa volta e eh, il successo del blog è stato del tutto inatteso oltretutto se guardate quello del 2008 sembra un blog degli anni ottanta perché non ero molto preparata alla cosa ho cercato di rinnovarmi un po' quest'anno ma sono, insomma, è stato tutto così veloce io, mi, io sono arrivata mezz'ora fa da, da New York ancora non mi rendo conto che due giorni fa è successo quello che quello che è successo e l'esperienza è stata è stata stupenda. Io non, non ho altro modo per definirla. Considerate che non ho avuto tempo per fare nient'altro. Cioè, io sono stata una settimana, anzi più dieci giorni a Chicago. Non ho visto Chicago. Per <ride> fortuna, qualcosina avevo visto nel 2008. Sono arrivata il 30, ho lavorato tutti i giorni più che potevo per, per cercare di dare una mano e, e, e insomma il risultato è stato quello che è stato. Appena, sono tra l'altro un po' commossa perché ho appena visto il bellissimo video di Obama che eh, al quartier generale dove sono passata anch'io è andato ieri a ringraziare. Eh, il suo staff e si è commosso lui stesso e, e, e ha versato eh, qualche lacrima che la dice lunga sul tipo di, di, di personaggio di cui stiamo parlando, cioè un'umanità un straordinaria, ecco. Ecco, Ellen, vogliamo sapere proprio questo: Noi, eh, io le ho scritto quando ho visto quello che stava facendo, dicendole ogni. Da quello che ogni volta che tu fai queste cose c'è cioè una giovane giornalista che ressuscita da qualche parte, perché lei fa quello che bisognerebbe fare: andare a vedere da dentro quello che sta succedendo. E quindi noi, da telespettatori che hanno cercato di seguire un po' le cose, ti chiediamo: ma qual è il segreto di una, della campagna elettorale di Obama? Tu che stavi dentro, intanto cosa facevi? Che cosa eh, conosci un po' la politica anche in Italia? Secondo te, che, qual è la differenza? E cosa. Nel, nel concreto, proprio nel fare le telefonate, nel mandare certo. le mail, cosa ti qual è la tua sensazione? Ma guarda, eh, la sensazione è la, la straordinarietà di questa campagna e la chiave del suo successo lo sa benissimo anche Obama che non ha perso occasione di ribadirlo martedì sera e anche ieri in occasione di questa visita e, e questo bel video che sta girando. È stata proprio questa, cioè quello che mh, mi aveva colpito anche nel 2008 è... Eh, è, è il motivo per cui io, a prescindere dalla sua elezione e da, dalla sua, poi da quello che ha fatto durante il suo primo mandato, sono assolutamente eh, 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 innamorata del soggetto politico Obama, è la capacità che ha avuto di riportare le persone comuni verso la politica. In un'epoca in cui secondo me l'indifferenza verso la politica e soprattutto l'indifferenza dei giovani verso la politica, problema che abbiamo soprattutto noi in Italia, è la più grande malattia del nostro tempo, credo, è riuscito a passare. Tutti. Eh, voi dovete immaginare di entrare in un quartiere generale eh, come, quello, come quello in cui ho lavorato in questi giorni a Chicago e trovare fianco a fianco persone completamente diverse. Si va dalla pensionata afroamericana al ragazzino appena venuto fuori dal liceo eh, fresco di maturità, eh, persone a imprenditori, bancari. Chiunque, tutti seduti intorno allo stesso tavolo a lavorare per un obiettivo comune. Io trovo che sia una cosa pazzesca, perché rispetto a noi, e, e con questo provo a rispondere alla tua domanda, da noi la campagna elettorale per lo più la fanno i cosiddetti professionisti della politica, tra cui mi metto per carità anch'io, che seguo, come sai, da molto vicino. Certo, sempre sono stata al di fuori da, dai partiti perché non mi sono mai riconosciuta in nessun partito, però ho sempre dato in qualche modo il mio contributo, ho sempre avuto un candidato in qualche modo da appoggiare. Però voglio dire, eh, sono le strutture del partito che fanno le campagne da noi, a partire dalle giovanili senz'altro, ma sono le strutture di partito. Ecco, da Obama eh, non è così, nel senso da Obama il più grande sforzo lo fanno le persone comuni che entrano in quel quartiere, eh, in quel quartiere generale e o per un'ora, un cinque ore, una giornata, tre mesi, si prendono l'impegno di stare lì a lavorare. Per sostenere un sogno, per sostenere una visione, come, come ama definirla lui. Ed è un'energia straordinaria, voi potete immaginare che tipo di energia c'è ehm, anche perché, voglio dire, non è facilissimo, mi hai chiesto che tipo di cose facevo io. Le cose che si fanno dentro al quartiere generale a quel livello ehm, sono fondamentalmente due: fare le telefonate negli stati chiave a cercare di. Eh, ecco, anche lì una cosa particolare, io mi sarei aspettata di um, chiamarli per tentare di convincerli a votare il presidente, no? Invece non è questo, a loro non interessa tanto un'opera di convincimento o di, di pressione psicologica al telefono, a loro interessa soprattutto che si ricordi alla gente l'importanza di andare a votare. Certo, questo probabilmente è in parte collegato al fatto che i democratici contano moltissimo... Ehm, sulle statistiche, quanta più gente va a votare negli Stati Uniti tendenzialmente quanto più sarà favorito il candidato democratico. E quindi appunto non, non sono tanto chiamate di convincimento, sono più chiamate per dire è importante avere. E infatti lui ha iniziato il discorso di martedì ehm, proprio con queste parole dicendo: Io ringrazio tutti, ringrazio chi aveva in mano un cartello Obama, un cartello Romney perché avete fatto sentire la vostra voce, questo era il messaggio. E quindi queste persone entravano, ma poi eh, io quello che facevo questa volta, a parte le telefonate, si fa un lavoro di gestione del database, si aggiorna il database. Un'organizzazione capillare, una roba che qui ce la sogniamo, nel senso qui facciamo le polemiche sugli albi per le primarie e, 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 e non ci rendiamo conto del, dello, del potenziale enorme che hanno questo tipo. Cioè, loro hanno un controllo capillare. Loro hanno. Io avevo accesso a questo database e, e tutti quelli che lavoravano insieme a me in cui c'era il nome dell'elettore e c'era una lista di quante volte era stato contattato, cosa aveva risposto nelle ultime tre tornate elettorali, se aveva fatto del volontariato. Si aveva donato, c'era tutto e eh, insomma un'organizzazione che qui sarebbe impensabile. Il sistema è completamente diverso, c'è poco da fare. Paragoni sicuramente ci sono degli spunti che possiamo prendere anche noi, ma il tipo di campagna che si fa è completamente diverso a livello e c'è chi sta cercando eh, bene o male di scopiazzare la comunicazione portentosa di Obama, ma soprattutto è questo che è forse impareggiabile, per, almeno per ora, cioè l'idea di avere del, dei database infiniti, anche perché lì la gente si deve registrare per votare e quindi tendenzialmente si registra tramite o un partito o l'altro. E quindi eh, quello che ho dovuto fare quest'anno, ho iniziato come umile volontaria, però poi... Mi, mi sono resa più disponibile eh, su tutti i punti di vista e quindi sono stata mh, come dire, promossa nel senso che sono diventata una delle, delle persone che lì fanno il training dei nuovi arrivati e cercano di aiutare le persone. Insomma, eh, perché tecnicamente il sistema è, 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 si è evoluto da quattro anni fa. Quattro anni fa noi avevamo le liste cartacee e chiamavamo tutti i numeri. Tra cui potete immaginare il 70% non sono in casa e sono segreterie telefoniche, adesso hanno un software che fa le chiamate. per Te. Quindi, fondamentalmente, tu ti attacchi al telefono, non ti stacchi mai automaticamente ti mette in connessione con la prima persona disponibile che ha risposto, e tu parti a, a proprio a raffica con, il, con lo script che loro ti forniscono. Ti forniscono anche lo script, non è lasciato nulla al caso, diciamo. E quindi esatto, ma la, tu puoi immaginare la fatica mia. Perché questo sistema implica usare un telefonino, tra l'altro grande così, ce ne avevamo 150 lì in dotazione e un computer, avevano dei computer Asus, anche loro quelli grandi così, e tu puoi immaginare, io avevo delle signore di 80 anni che non avevano mai visto un computer, che dovevo, capito, eh, addestrare a utilizzare questo sistema complicatissimo, per cui dopo la telefonata devi inserire la risposta se era a casa, se era un numero sbagliato, se è un sostenitore di Obama, se è disponibile a votare prima, se vuol fare delle cioè puoi immaginare ma la, la, la tenacia non c'è io ne ho vista forse una andare via dopo 40 minuti perché proprio non riusciva a, non sapeva fare usare il touchpad ecco ma la tenacia di queste persone ma anche di 80 anni con eh, problemi motori a venire lì e star lì 10 ore attaccate al telefono io voglio immaginare una cosa del genere nel nostro paese cioè sì. la trovo abbiamo di... Curiosità, vero Tommaso? Perché ci è giunta voce che tu abbia vissuto un momento molto importante, anche tre, tre. Tommaso, te, sì. te, te. volevamo chiederti com'era Obama da vicino, <ride> nel senso che eh, sappiamo che tu hai assistito al discorso al discorso, appunto, del, diciamo dell'insediamento, comunque conclusivo della vittoria della campagna elettorale. quindi Volevamo chiederti una tua emozione, quello cioè, su quello cui tra l'altro molto si è scuola, discusso, no? su Mado cui sono stati studiare esatto, su cui si fanno <ride> i commenti. Quindi volevamo sapere in diretta qual è stata la tua impressione, come è stato essere lì e vederlo, vedere un Obama da vicino, ecco. oh, È stato stranissimo, devo dire. Allora, premessa, ehm, quando eravamo a Grand Park, eravamo in 200.000 penso in una situazione totalmente diversa perché all'aperto 200.000 persone potete immaginare quest'anno probabilmente perché era presidente ha dovuto e anche per questioni credo di meteo ha dovuto pioveva quel giorno a Chicago nel pomeriggio ha dovuto scegliere un palazzetto al chiuso quindi c'erano 16.000 persone un numero che non è nemmeno confrontabile con quello di quattro anni fa eppure organizzazione straordinaria ehm, ovviamente i biglietti eh, venivano dati eh, ai volontari Almeno che io sappia, non sono stati dati al pubblico in generale, sono stati dati ai volontari. Cioè, lui voleva proprio che essere circondato dalle persone che avevano fatto i maggiori sforzi. Per cui, certo, non nascondo che molti sono venuti a fare le nove ore di volontariato eh, per avere accesso alla serata finale avevi due possibilità o nove ore al telefono oppure una cosa straordinaria io non l'ho fatta questa esperienza perché ero appunto eh, ero, ero lì a cercare di aiutare eh, con, eh, con le corse tra un quartiere e l'altro sulle telefonate e sui, data, e sui database ma c'era e faceva il carpooling e andava in Wisconsin a bussare a porta a porta e, e, che hanno fatto gli altri miei due amici italiani che erano lì a lavorare al, al quartiere generale e me ne hanno raccontate di tutti i colori. Però ecco. Eh, io ho avuto una, uno special guest pass, è stata un, eh, insomma, un, un regalo, per così dire de, appunto della, della referente del centro in cui ho lavorato io per premiare me e anche i miei amici. Del, del, degli sforzi fatti in questi, in questi giorni. Noi non sapevamo cosa volesse dire special guest. Ce l'hai lì in con te a... da farci vedere, Eh? ce l'hai lì con te da, da farci vedere lo special guest pass, una, una roba raffinata, come potete vedere. Cioè... Eh, non sappiamo cosa volesse dire. Abbiamo fatto la fila come tutti gli altri. A un certo punto, siamo entrati in una, una zona laterale che era per gli special guest. E, e quando ci siamo ritrovati in mezzo alla folla, ho alzato lo sguardo e avevo davanti il, il palco con i microfoni del presidente. Mi viene ancora la pelle d'oca Adesso a pensarci perché ho capito in quell'istante che eravamo a 5 metri da dove sarebbe arrivato lui a fare il discorso. Io aggregavo. Ben dietro, non, non vedevo, vedevo, a fatica il palco, ecco lui. Quando lui è arrivato, sono state sette ore di attesa in piedi. Tra l'altro, un'attesa comunque concitata perché oh, sta. Certo, era un'attesa. Potete capire, tra l'altro, all'inizio lui, eh, Romney era in vantaggio perché hanno iniziato con lo scrutinio dei cosiddetti red state, quindi per un bel po' lui è stato in vantaggio con un numero di grandi elettori, 170 150. Quindi poi sapevamo che il motivo era pure semplice, quello che faceva la differenza era lo scrutinio degli stati in bilico e ognuno degli stati in bilico appena arrivato al risultato era a nostro favore, quindi non c'era un'atmosfera di preoccupazione, è stata dall'inizio st alla fine un'atmosfera di festa, sempre in piedi in, e, e, e tra l'altro con questo. Fantastica, non c'erano mega schermi dalla nostra parte, sì, ci sono stati da un certo punto in avanti, ma soprattutto cosa succedeva? Appena arrivava via messaggio, via iPhone, una notizia di uno stato vinto, si alzava quest'urlo generale, tutti quanti cominciavano a urlare senza neanche sapere perché stavano urlando, e quindi questo di era ah, e poi c'è stato un successo, avevamo vinto, poi piano piano si capiva. E poi è stata una cosa velocissima perché. Punto. eravamo in svantaggio fino a un certo punto poi si è sbloccata la California con i suoi 55 grandi elettori siamo balzati in vantaggio e nel giro di un minuto abbiamo superato la soglia, probabilmente si è sbloccato il risultato dell'Ohio, abbiamo superato la soglia del 170, è venuta la schermata della CNN, da un... cioè proprio da un momento all'altro è venuto Obama re-elected a quel punto, se... cioè, potete immaginare l'esplosione di 16.000 persone balli, bandierine no, ne ho conservata una anche qui, esatto. delle... Ci hanno, dato, ci hanno lanciato in dotazione e, e, e poi c'è stata una lunghissima attesa di ferro, però, lunghissima attesa perché il buon Romney, certo, cosa potevamo aspettarci da uno come Romney, non voleva accettare il risultato. L'unica preoccupazione mia è stata quando ho visto che il risultato della Florida dell'Ohio si giocava in base a 20.000 voti, che sono un niente, cioè, è veramente è stato un risultato eh, risicato. È stata straordinaria. Mi sembra che il numero finale sia di 332 elettori a 204-205, adesso non mi ricordo i numeri precisi, ma è stata un'ottima gran... un affermazione. Soprattutto è raro che il presidente venga rieletto con questi numeri, eh, a quanto mi... Eh, mi pare di aver capito. Quindi è, sta... è andata benissimo. Lui è arrivato molto tardi, è arrivato all'una e un quarto, se non erro, la folla è esplosa. C'era anche un si un... Aperto verso luna e dietro c'erano altri volontari che erano lì seduti da ore. Ma è bella anche questa comunicativamente come, con, come concetto, no? Eh, mi si apre un sipario e io dietro ho, è come se fossi davanti a uno specchio perché quello che viene prima di tutto è la presenza del volontario di quello che si è speso per ottenere questo risultato. E quindi ovunque lui a 360 gradi era circondato dalla sua gente. È arrivato e io eh, vi assicuro, faccio fatica a ricordarmi que quelle immagini perché è stranissimo vedere dal vivo una persona che è così presente mediaticamente, che hai sempre visto eh, ripetuta spellata in faccia diverse volte in televisione, te la trovi davanti e sembra così irreale. Sembrava un omino in confronto al, al leone che è un omino magro magro, un omino eh, molto umile, no? è arrivato con la, con la famiglia, c'è stato questo bel abbraccio e poi è iniziato il discorso che ovviamente è stato un discorso stu stupendo, di una forza inaudita anche, non era scontato perché è stata una campagna, quella degli altri, totalmente concentrata. In un attacco personale verso di lui quasi, se penso anche ai famosi scoop di Donald Trump che poi non sono mai arrivati, no? Cioè, a voler delegittimare un, un presidente che è già in carica da quattro anni e, e fare illazioni, insomma è stato un gran signore, trovo, a fare quel discorso di apertura e, di, e a rimarcare la necessità di andare avanti insieme e di andare avanti anche con Romney che voglio dire, ha preso una bella sberla questo giro e con lui i, i, i famosi conservatori e, Insomma, un'emozione fortissima, il discorso è stato anche bello, perché non ha parlato moltissimo, poi magari ho perso la cognizione del tempo ma avrà parlato una ventina di minuti molto no, no, guarda, ci stava proprio questo, volevamo sentire la tua testimonianza diretta, di, di testimone da sotto il palco e di quello che hai visto, perché sì Abbiamo letto tutti i chili di giornali e si è cercato di seguire le cose, ma è sempre. Ci sentiamo, si sente un po'. non so cosa da dire l'analista uh, Tommaso Dotti, ma siamo sempre un po' indietro, sempre un po' difficile cercare di capire gli Stati Uniti, diciamo. Poi anche sono, sono bellissime. Le... Non non sentiamo, Ellie, eh? stai parlando. Sento. Sento che non si vede nei giornali, ad esempio. Io ehm, ho una foto tra quelle che ho messo sul blog a cui sono particolarmente legata. È prima che il palco si svuotasse, cosa è successo? Il... Sono piovute dal cielo tutti quei coriandoli blu, bianchi e rossi che avete visto. Dopodiché, mentre ancora cadevano i coriandoli, sono usciti tutti dal palco, Joe Biden, la moglie, la famiglia di Obama, tutti quelli che c'erano presenti, ma lui no. Lui è rimasto sul palco, io non so se questo si è visto in televisione, io ho scattato una foto in cui si vedeva che l'ultimo a lasciare il palco è stato lui. Lui è rimasto ancora solo almeno due minuti su quel palco a salutare tutti, come se avesse l'urgenza di assicurarsi che quel suo saluto arrivasse proprio a tutti i presenti. Cioè c'è molto eh, il senso esatto. dell'umanità straordinaria de, de, di Obama come, come presidente e come uomo ancora prima. È rimasto lì, è rimasto lì tra la sua gente per, per, perché quel saluto arrivasse veramente a tutti quanti. L'ho trovata una, una cosa molto bella, anche questa. E poi niente, il palco si è svuotato. Noi siamo riusciti a fare chiusura anche lì, come abbiamo sempre fatto chiusura in ufficio nei giorni presenti. Siamo proprio stati gli ultimi a uscire e poi fuori, ovviamente, ci siamo sbizzarriti, c'erano gli ultimi reperti di merchandising. Io ho qui accanto a me delle cose, cioè, io vi voglio far vedere questa che è la mia maglietta preferita. questa è la mia maglietta preferita questa nurses <ride> per <ride> <ride> Obama <ride> 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 l'infermiera per Obama tutti <ride> poi, colori, ovviamente c'è questa qui che è un altro reperto fantastico gli hispanics for Obama no <ride> che poi dice anche estamos unidos <ride> ne hanno fatte per tutti i gusti io trovo che sia stata una campagna fortissima e c'è qualcosa in particolare sapete appunto io sono un aspirante regista quindi sono particolarmente attenta alla comunicazione video c'è un qualche che usano che non so va oltre eh, la mia cioè, cioè ci deve essere qualcosa non è possibile che uno fa partire un video di Obama e gli viene la pelle d'oca prima che sia, si sia iniziato a vedere qualsiasi cosa sono studiati a regola d'arte e, e sono fortissimi trovo certo. anche guarda certo. certo. 8. Questo mi... quello lo, lo terrai sigillato come reliquia per i prossimi per i dei miei cugini, <ride> per, per che appunto la, ha visto, ha fatto la notte in bianco, si è guardato tutto da qui. Eli, <ride> guarda, mi tantissimo per chiudere, perché noi abbiamo una tradizione. Forse lo sai a tutti i nostri ospiti, per in chiusura, chiediamo, un fallo per me. Che è il messaggio che lanciamo di cambiamento concreto. E quindi se tu chiedi a qualcuno, al tuo vicino, di fare qualcosa per te, eh, magari da un'azione diventa tutta una catena. Tu che hai visto così tanti volontari al lavoro, magari ti è venuta anche un'ispirazione. Quindi, qual è il tuo fallo per me in chiusura? Allora, il mio fallo per me è prendere, prendere esempio da quella che è stata la, la campagna elettorale di Obama. Eh, proprio in quel senso che vi dicevo prima, combattiamo l'indifferenza, soprattutto noi giovani, riappropriamoci di uno spazio che, de che deve essere nostro. Eh, Obama è stato eletto anche dal voto dei giovani che è andato in maggioranza a lui. Eh, riprendiamo la nostra voce. Io lo sai, ho fatto anni di politica universitaria e mi ricordo eh, la brutta esperienza di lasciare un volantino e sentire quello che lo straccia. Con il gusto di farti sentire che lo sta stracciando, ma perché non fai un danno a me, fai un danno a te stesso. Per cui fallo per me, non stracciare il volantino. Vuoi stare, vuoi stare con Renzi, vuoi stare con la figlia di Berlusconi. Se arriva quella, chiunque, però fa, facciamo qualcosa nel senso: confrontiamoci, battiamoci. Ecco, bellissimo, grazie.